Ciao a tutti amici League, sono qui con Lorenzo e Filippo della squadra Leones Negros e Panineria Trentellode. Allora, oggi avete vinto voi contro Leones Negros, un punteggio di 5-3. È stata una partita comunque molto combattuta, tra l'altro eravate comunque persone che vi conoscevate, l'anno scorso avete giocato insieme, esattamente, e quest'anno invece siete nemici. Come la vivete questa rivalità? Iniziamo da te. Ma io ho una rivalità positiva perché ovviamente l'amicizia dentro e fuori dal campo ci sarà sempre, ovviamente mi fa piacere che l'abbiamo battuto oggi, lo dico apertamente, pubblicamente, quindi mi fa molto piacere, però ovviamente restano i ricordi della bellissima esperienza dell'anno scorso, infatti siamo arrivati fino a Milano insieme, quindi non si possono dimenticare certe cose. Certi viaggi, certe esperienze. Per il resto ce la giocheremo fino all'ultimo per il primo posto, noi entrambe le squadre con i Sinisa, quindi penso che sarà un bel girone, è uscito fuori un bel girone, insomma positività dopo questa partita, anche perché finora non c'eravamo, oggi eravamo tutti finalmente, quindi finalmente abbiamo, diciamo, dimostrato quello che siamo, quello che valiamo. Ho capito. Secondo te invece da che cosa è dipesa questa sconfitta? Dire, grandi parole. Cosa ne pensi? È stata molto combattuta, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo avuto un calo, ci sono stati 10 minuti in cui, diciamo, eravamo troppo alti, soprattutto sulle fasce. Però sono contento soprattutto del primo tempo, è finito 1-1. Abbiamo avuto tante palle e gol, poteva finire diversamente. Hanno meritato la vittoria, però al limite un pareggio, però credo che però l'hanno meritata questa vittoria. Va bene ragazzi, grazie mille, alla prossima, un abbraccio, ciao ciao, ciao, ciao.